Sarà significativo che la mostra sul 1917 la faccia il meeting di CL, non una forza politica di sinistra. Questo perché nella storia di CL la tradizione è viva, mentre certa sinistra se ne è disfatta, diventando colpevole di una damnatio memorie. È un'accoglienza calorosissima quella che il Popolo di Comunione e Liberazione riserva a Fausto Bertinotti, che cita Papa Francesco, lo stesso Don Carron, ma anche Giuseppe Dossetti e la subcomandante Marcos, senza però dimenticare di essere uno che ancora in tarda età ha l'ambizione di dirsi comunista e sostiene la cosa che più mi interessa di CL, la formazione di un popolo. E oggi si potrebbe tradurre, ma è il popolo che ha abbandonato la politica o la politica ha abbandonato il popolo? Naturalmente la mia risposta oggi è la politica ha abbandonato il popolo, ma questo ha prodotto anche un processo di disgregazione. Quindi qui mi interessa, mi intriga, mi affascina vedere un popolo in formazione. Ed è la cosa secondo me è più importante. Adesso dico una cosa che può sembrare paradossale, forse mi affascina anche perché mi ricorda in parte una cosa che aveva anche la festa dell'unità, cioè appunto il popolo. Bertinotti si dice esterno alla dialettica politica del paese, ma attacca la politica di oggi, che non indica una meta, che risente della progressiva cosificazione dell'umanità ed è caratterizzata da un pensiero debole che produce persone deboli e popoli disarmati. Poi ricorda il suo rapporto di lunga data col movimento cattolico. È una storia di tutta la mia modestissima vita politica. Quando comincio nei primi anni 60, una delle prime cose che facciamo a Novara, dove facevo il sindacalista, è una rivista con i cattolici che si chiamava Dialogo, quindi proprio cominciamo così. Io sono la generazione che ha incontrato il Concilio Vaticano II come punto fondamentale anche dell'esperienza politica. Non so, per i miei padri, che so io, Riccardo Lombardi, Vittorio Fora, pensi così a Vallombrosa, cioè l'appuntamento annuale delle Acre di Livio Labo. È tutta una storia questa.